Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento di strategia di Pictet Asset Management per il mese di giugno. Gli ultimissimi dati macroeconomici in America mostrano un rallentamento del tenore dei dati stessi, soprattutto rispetto alle attese. In particolare, l'ultimo dato sul mercato del lavoro ha mostrato una creazione occupazionale inferiore alle attese, mentre rimangono piuttosto solidi gli indicatori anticipatori. Questo ci riporta oramai a uno schema classico di questi ultimi mesi, ossia leading indicators, per cui indicatori che guardano avanti, molto tonici e coerenti con un'attività economica veramente forte, mentre gli indicatori coincidenti, gli indicatori congiunturali come la produzione industriale, mostrano risultati molto meno convincenti. Nel frattempo, i rischi politici europei, in particolare quelli dell'area euro, sono diminuiti. Dopo le elezioni presidenziali francesi, anche le elezioni amministrative francesi hanno visto una netta vittoria dei partiti filoeuropeisti, così come le elezioni amministrative italiane hanno visto una buona affermazione dei partiti più tradizionali. Problemi invece più seri nel Regno Unito, laddove le elezioni anticipate richieste dalla prima ministra May si sono rivelate in realtà un boomerang e adesso diventerà complicato formare un governo. Nel frattempo il rumore politico attorno a Trump e alla possibilità di impeachment va scemando e questo per un certo verso riporta in auge la cosiddetta agenda Trump, definitivamente sparita dai radar dei mercati, l'agenda Trump per cui di performance dei settori ciclici, forza del dollaro, rialzi dei tassi e di tendenzialmente tutti i settori favoriti dal possibile taglio delle tasse e spesa per infrastrutture, probabilmente se ne riparlerà più avanti, ma ciò che importa notare in questa sede è che dai prezzi del mercato l'agenda Trump è definitivamente sparita. Ci avviciniamo nel corso delle prossime ore al meeting della Fed, dalla quale è attesa un rialzo dei tassi. Questo rialzo dei tassi è scontato dal mercato, mentre più curioso sarà vedere come la Fed vorrà massaggiare la comunicazione per le intenzioni future. In effetti il mercato oramai dà una bassa probabilità di un ulteriore rialzo nel corso del 2017, mentre ha preso oramai piede a tutti gli effetti la discussione sulla possibile riduzione del bilancio della Fed stessa. Questo potrebbe avvenire già nel corso del 2017 e nonostante ormai diversi speakers della Fed stessa ne abbiano parlato in maniera piuttosto aperta, potrebbe non essere coerente con il livello dei tassi, soprattutto della parte lunga della curva americana, oramai molto vicino al 2%. Per quanto riguarda la BCE, invece, Mario Draghi ha confermato l'intenzione di mantenere lo stimolo ancora a livelli attuali, notando come i rischi deflazionistici siano diminuiti, ma l'inflazione rimarrà bassa. Le ultime revisioni delle previsioni della BCE sono sempre per un tasso di inflazione piuttosto basso. Tutto questo conduce dove? Conduce a una rotazione settoriale del mercato che abbiamo visto soprattutto con un incidente sul settore della tecnologia a favore ancora una volta di titoli più ciclici, una ripresa degli energetici. Rimangono molto bassi i tassi di interesse e continuiamo a vivere in un regime di volatilità esasperantemente bassa. Grazie.